miei amici, bentrovati a una nuova puntata di Canale 10 VIP e l'ospite di oggi è davvero prestigiosa per me. Stella Targetti, vicepresidente della Regione Toscana. Signora, io so che lei piacerebbe essere chiamato assessore, vicepresidente è troppo lungo, forse la chiamerò signora durante questa intervista. Lei ricopre comunque una poltrona in Toscana più importante, la più importante che mai una donna abbia ricoperto. Ai tempi che lei era con Prodi, con Martini e anche nelle scuole per i DS, pensava di arrivare così in alto? Innanzitutto buonasera. In realtà io non avevo delle ambizioni specifiche. Confesso che anche la proposta di Enrico Rossi mi ha colto abbastanza di sorpresa. Per me la politica è sempre stato un impegno al lato di quelli che erano i miei impegni prima di studentessa, ai tempi dei comitati per Prodi, e poi di professionali, di una carriera fatta nell'azienda di famiglia. Quindi diciamo, per me l'impegno era un impegno civico prima di tutto, un impegno che secondo me dovrebbe essere un impegno di tutti, quello di partecipare alla vita politica della nostra città, della nostra regione, del nostro paese. Quindi era vissuto come tale, quindi non nutrivo particolari ambizioni. Quindi non è così una passione che pensava di portare a queste vette, diciamo così. Sì, no, ma neanche adesso, francamente, io lo vivo con un orizzonte temporale che è quello della legislatura, quindi con la massima libertà. Senta, lei ha anche la delega delle pari opportunità però. Devo dire che c'è stato un attimo di assestamento sulle deleghe in queste prime settimane, per cui l'ho avuta in realtà inizialmente, ma poi ho preso la delega del personale e quella delle pari opportunità lo abbiamo data al collega Salvatore Allocca, insieme alle politiche sociali. Quindi mi spiace perché io comunque questo l'ho trovato nel sito della regione. Il tema delle donne è importantissimo, insomma mi sta a cuore visto che sono un rappresentante della categoria. Certo, le quote rosa. Comunque senta, lei è vicepresidente però della Targetti Paulsen, quello in dubbio, è figlia di un uomo che era appunto uno dei più stimati industriali non solo in Toscana, quindi proviene diciamo da un mondo anche un pochino diverso. Come si trova comunque in questa giunta? Ma è preciso che io ero, ho lasciato l'azienda ovviamente per questi 5 anni, insomma, ovviamente prima di tutto per l'impegno che comporta questo ruolo istituzionale, ma poi anche per un'opportunità di eventuali anche conflitti di interessi. Insomma, io ho lasciato il ruolo operativo in azienda, rimango azionista dell'azienda, ma non ho più un ruolo operativo. Ci tengo a sottolineare questo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro, è molto diverso ovviamente, però confesso che il presidente Rossi ha un approccio, un modo di fare, ha impostato il nostro lavoro di giunta in una maniera che non è poi così lontana da quello che era un po' il modo che avevamo di lavorare in azienda, quindi con un grande pragmatismo e quindi anche con un approccio estremamente attento a una programmazione che si ponga degli obiettivi misurabili, quindi una grande trasparenza anche sull'azione di governo. E insomma, sembrerebbe proprio che, devo dire, noi viviamo in giunta una pressione in questo momento, che non è una pressione elettorale, evidentemente abbiamo davanti 5 anni, auspicabilmente, ma è quella dei cittadini che giustamente ci giudicano tutti i giorni, anche se non con il voto, ma che ci sentiamo, ecco. Certo. E quindi li viviamo in fondo un po' come viviamo in azienda la pressione del mercato, ecco. E io ho trovato, ecco, questo carattere di urgenza, nell'impronta di lavoro che ha dato Rossi, anche il ritmo di lavoro, che è un po' quello che viviamo in azienda. In questo senso c'è stata piena continuità. E mi sono trovata a casa. Si è trovata a casa. Difatti lei ha detto una volta che per suo padre l'azienda veniva prima di tutto e quindi per una figlia non è stato sempre facilissimo. Per lei, non dico più tra azienda e politica perché l'azienda ce l'ha spiegato, ma la politica comunque la prende, credo, molto e occupa tutto il suo tempo. Come la mette con la famiglia? Perché lei ha anche 2 bambini, sì, piccoli. Sì, è la parte più difficile per una donna, soprattutto con 2 bambini piccoli, quindi anche poco autonomi. Certo. È sicuramente una sfida nella sfida. E quindi in quanto tale l'ho accolta, l'ho condivisa anche con il presidente, devo dire subito, e lui in questo è stato molto bravo, perché io prima di accettare
ho pensato alle conseguenze di questa mia scelta, le ho condivise ovviamente con mio marito, perché ovvio, si decide in una cosa del genere si decide in due, insomma, e coinvolge la famiglia, e sicuramente ho condiviso anche col presidente queste mie perplessità, e lui mi ha detto, mi ha incoraggiato dicendo le ho presenti, ci lavoreremo insieme, quindi mi ha rassicurato effettivamente così, quindi questa è una sfida oggettivamente riuscire a conciliare tutto. Anche perché lei è giovanissima, è molto in gamba, si può dire, e quindi probabilmente lei dice che sarà solo per questa parentesi, ma la vedo un po' dura, io penso che lei forse andrà avanti con la politica lo stesso. Cosa le ha insegnato suo padre che lei insegnerà ai suoi figli che appunto hanno 3-5 anni, no? Mi sembra. Mi chiede una cosa che un po' mi emoziona, molte cose, prima di tutto mio padre era caratterizzato da una grande energia ed una grande positività e traeva sempre da ogni situazione, come dire, delle opportunità, anche dalle più difficili, quindi sicuramente questa grande forza, e quando è venuto a mancare spesso mi dicevano, beh, è duro il confronto con un padre così, e io dicevo, beh, non è un confronto, per me è un po' come un motore turbo mio padre, no? Il suo esempio è qualcosa che mi dà una grande carica, anche fino all'ultimo, insomma. Quindi questo è un aspetto che sicuramente, però ecco, una cosa che mi piace dire sicuramente, che ogni tanto me lo dico spesso in questo periodo, perché non è facile, i compiti sono grandi, responsabilità anche, e quindi ogni tanto mi incoraggio con parole che usava a dirmi lui, fai i compiti bene, perché vedrai che poi tutto andrà bene, no? Quindi tu preoccupati di fare le cose fatte bene, abbi fiducia che se fai bene i compiti, poi alla lunga questo ti pagherà, no? I risultati arriveranno. E quindi questo, quindi questo lo diceva anche nei momenti più difficili, no? Facciamo bene i compiti, sangue freddo, facciamo bene i compiti e poi i risultati arriveranno. Quindi quando i bambini saranno più grandi... Lo dirò anche a loro, dico a me stessa ora e lo dirò anche a loro. Perché suo padre poi, diciamo, era anche un uomo molto coraggioso, perché quando lui ha rilevato la Paulsen era una ditta danese molto indebitata, no? E lui però lo stesso, insomma, è stato un rischio comunque, no? Beh, mio padre più che altro è stato molto coraggioso anche in passato, ecco, e ora francamente lì c'è stato un po' di confusione, perché so che fa riferimento a un'intervista che mi è stata fatta, e in realtà lui Paulsen non era una ditta diciamo particolarmente indebitata, era una ditta sul mercato e noi abbiamo, diciamo, comprata questa azienda ovviamente indebitandoci, è un'operazione che abbiamo fatto a debito e quindi prendendoci degli impegni molto importanti. Purtroppo poi ovviamente questo alla vigilia di una crisi che conosciamo bene, certo. E ovviamente le aziende, per assurdo, che come noi abbiamo fatto degli investimenti, hanno creduto nel futuro e hanno preso degli impegni anche importanti, sono quelle che oggi pagano di più. Quindi questo è un dato di fatto, come pagano di più quelle regioni, per assurdo, facendo un parallelo, che hanno sempre più investito sui servizi, quando si arrivano a fare dei tagli come quelli che stanno avvenendo, sono quelle che pagano di più, no? Perché ovviamente abituate a dare più servizi, davanti a tagli del genere di fronte al quale siamo davanti, pagano di più. Quindi soggetti più virtuosi sono quelli che pagano di più, questa è la situazione. Dalla crisi. E quindi sì, mio padre è stato storicamente coraggioso perché in tanti momenti l'azienda ha una vita di 80 anni, quindi certo. Più di 80 anni, insomma, ha avuto momenti alterni, crisi se ne sono viste già in passato, e lui ha sempre affrontate con grande fiducia, scegliendo soprattutto sempre l'azienda, di continuare a credere in questo progetto. E quindi optando sempre a favore dell'azienda. Quindi questo oggi sì. Però siete al terzo posto nel mondo, no? A livello europeo siamo sì, diciamo il terzo gruppo a livello europeo nel settore dell'illuminazione. Poi mi fa piacere anche dire che comunque in azienda mio padre negli ultimi anni è stato affiancato da me, ma soprattutto da mio fratello, che è da anni che comunque è alla testa dell'azienda, insomma. Quindi c'è stato anche un passaggio generazionale già un po' da tempo che sicuramente, quindi, sul quale mio padre di nuovo è stato estremamente lungimirante. Sarà stato anche più tranquillo allora in quel senso, dico. Senta, in questi momenti si sale oberata di impegni, trova dello spazio per fare un po' di shopping?
ne ho sempre trovato molto poco, confesso, non sono un amante. Una mammania che hanno la cosa è vestita bene, elegante, quindi. Ma guardi, ho sempre fatto, per me è sempre stato un po' un sacrificio occuparmi dell'abbigliamento. Devo dire che molto meno quando si tratta dei bambini. La cosa che mi diverte di più è comprare cose per i miei bambini loro, e lo sanno benissimo anche le aziende di moda, si è notato, sono tutte molto inserite nel settore dell'abbigliamento per bambini. Evidentemente è un mercato, non sono l'unica no, anzi, mamma che ama spendere che per i propri bene, bambini. Ovviamente. Sa cucinare? Mi piace molto. Mi piace molto perché è un momento creativo e quindi tutto devo quello dire, che è creativo le piace? Sì, lo faccio poco, confesso. Vabbè, anche lì il tempo. Quale libro tiene sul comodino? Questa è, non, in realtà non ho un libro specifico che tengo sul comodino. O meglio, ho un libro che in realtà mi ha sempre accompagnato tutta la vita per scelte e anche un po' per tradizione familiare, educativa, che è il Vangelo. Quale profumo usa? Non ne uso. La città che ama di più? Ovviamente la mia città, dove ho speso la mia Firenze, vita. Diciamo, insomma. Copenaghen. Copenaghen, infatti molto bella. Copenaghen è una città. Senta, è importante essere bella per fare carriera anche in politica, secondo lei? Ma guardi, è qualcosa che francamente io non... Cioè, essere avvenente aiuta però, no? Non lo so. Non lo so, è una domanda a cui è difficile rispondere. Se fosse, non, è, non lo so. Non guarda, io credo che se usare la. È importante per una donna essere femminile, ma nel senso giusto del termine, non perdere le proprie caratteristiche di femminilità anche nei rapporti di lavoro. Quindi se questo vuol dire appunto avere delle caratteristiche proprie che hanno le donne, proprio lo noto lavorando, comunque noi abbiamo delle caratteristiche di impostazione, certo, che sono proprio del tratto della femminilità, io trovo che questo sia giusto, essere femminili. Ah, magari, ecco, anzi io femminizziamo il mondo. Giustissimo. Però ecco, non, questo non vuol dire che sia specificamente legato a un aspetto, io penso sia il modo di porsi, ecco, che è importante. No? Senta, con questa domanda vorrei chiudere questa piccola intervista. Cosa è una cosa primaria che lei vorrebbe in questo momento cambiare in Toscana? La prima tra tutte quelle che ha nella testa o che vorrebbe fare, una cosa che per lei veramente è la più importante. Allora, posso dire un auspicio e qualcosa. Ovviamente l'auspicio è che la Toscana è una terra estremamente difficile, perché comunque c'è una tradizione anche di campanilismo, di divisione, che purtroppo è un momento in cui non ce lo possiamo più permettere, forse mai, ma ora meno che mai. E quindi quello è l'auspicio, che riusciamo tutti a crescere in senso di responsabilità e a lavorare in maniera più coesa. Quindi questo sicuramente è un auspicio, appunto, che tutti possiamo fare la nostra parte in questo senso. Quindi se potessi avere la bacchetta magica e cambiare qualcosa del carattere di noi toscani, è proprio questa tendenza a dividerci invece che a fare squadra, unirci, a ragionare in una logica di come si dice, win-win, no? Un teamwork. Quindi sì, che si vince se si vince tutti, ecco, questa è veramente la grossa sfida. Poi nello specifico, ovviamente, io ho molto a cuore il tema della scuola. Perché è una fra le mie deleghe, devo dire, in queste prime settimane di lavoro mi ci sono appassionata tantissimo, forse anche come madre, ma soprattutto perché io credo che la scuola debba essere al centro della nostra società, e invece quella che ha pagato di più a una pur opportuna politica di contenimento della spesa, legittimissima, però la scuola è quella che ha dato di più. E francamente questo io è quello che fa male, ecco, perché il futuro si costruisce a scuola, e quindi certo, sicuramente io vorrei poter riportare la scuola al centro, e noi, la nostra battaglia politica è lì, ovviamente anche nel confronto col governo, però è anche una battaglia toscana, insomma. Quindi gli auguro buona battaglia e l'appoggiamo ovviamente in queste battaglie. Io la ringrazio tantissimo e spero che ci venga a ritrovare un'altra volta, va bene? Grazie a lei. Grazie mille. Ciao cari amici, alla prossima.